Salve a tutti, mi chiamo Raffaele Pilla e mi occupo di dieta chetogenica da quando ho iniziato a far parte del gruppo di ricerca Charlie's Foundation a Tampa, nel gruppo di ricerca del dottor Dominic D'Agostino, uno dei precursori nell'applicazione di questa dieta. Dopo anni in cui vi parlo di dieta chetogenica e dopo anni di raccomandazioni sul suo utilizzo, sono di nuovo stato chiamato a cercare di far chiarezza su questa parola che era sconosciuta fino a qualche anno fa e che oggi è diventata una delle più utilizzate quando si parla di dieta, ma purtroppo spesso ancora in modo assolutamente improprio. Torniamo a parlare un attimo del fatto che una dieta chetogenica è una dieta povera in carboidrati, con una quantità moderata in proteine ed una in grassi necessaria per creare il giusto rapporto tra i nutrienti. Non ha nulla a che vedere quindi con una dieta proteica o iperproteica, che ha in comune solo il fatto di abolire i carboidrati, perché mancano o sono in contenuto del tutto irrilevante. I grassi su cui si basa invece una dieta chetogenica sono molto elevati. Per una immediata perdita di peso basta eliminare i carboidrati, per vedere quindi i primi risultati, ma molto più complessi sono gli effetti a medio e a lungo termine. Le gamberi hanno iniziato il loro lavoro nel lontano 2002, nel momento in cui il pane chetogenico era definito il pane dei miracoli, in quanto nessuno ne conosceva le caratteristiche, ma faceva dimagrire. Da lì in poi si è iniziata a bisbigliare questa parola che faceva paura ed oggi è una delle più utilizzate al mondo, con più o meno conoscenza da parte di molti che la applicano o la facciano applicare. I prodotti sono stati utilizzati per 15 anni esclusivamente nel dimagrimento, mettendo a punto i vari macronutrienti che poi sono serviti per arrivare alla dieta che viene utilizzata nelle patologie. Da quel momento la loro attenzione si è focalizzata sulla patologia e riuscendo ad ottenere da parte del Ministero della Salute l'autorizzazione come alimenti destinati ai fini medici speciali, erogabili gratuitamente per le patologie di riferimento, con costi a carico della sanità. E solo le gamberi sono in possesso di prodotti sostitutivi dei farinacei autorizzati dal Ministero della Salute. E tutto questo chiaramente per patologie che necessitano di dieta chetogenica e per cui offrono certamente tutte le garanzie anche nel dimagrimento, in cui sono stati utilizzati i prodotti creati allo scopo e con gli stessi interessi e gli stessi importanti principi. Oggi che la dieta chetogenica è divenuta una moda, tutti commercializzano ciò che hanno per chetogenico, ma per esserlo realmente non basta dichiararlo. È infatti un organo competente che lo deve verificare e dichiarare, e sono i risultati reali ottenuti sulle persone che ne hanno sempre ratificato la validità. Quindi i prodotti chetogenici, le Gamberi Foods, vengono utilizzati da quasi 20 anni per fare diete chetogeniche mirate a qualunque risultato. Si parte dalle patologie, si finisce al semplice dimagrimento, a quello che dietro al grasso spesso si trova, cioè la sindrome metabolica, per non parlare delle iperglicemie o ipercolesterolemie o ipertrigliceridemie con valori non giusti, valori renali elevati per un eccessivo consumo di proteine, e poi c'è qualcuno che non vuole ingrassare e utilizza la dieta chetogenica semplicemente come pasto alternativo. È il risultato di tanti anni di lavoro che parla. Casistiche diverse tra loro, legate comunque all'alimentazione, che si sono normalizzate attraverso l'utilizzo della dieta chetogenica e grazie ai prodotti Le Gamberi Foods ovviamente. In tanti anni, uno per volta, si sono esplorati i vari utilizzi in settori diversi, sempre con ottimi risultati, senza mai deludere le aspettative, a partire dal dimagrimento fino alle patologie nello sport. Quindi in collaborazione con le massime autorità nel campo della chetogenica, supportate dai professionisti più competenti in questo particolare campo. E ribadisco ciò che avevo detto anche tanti anni fa, ossia che la dieta chetogenica non è una parola o una definizione, ma è biochimica, è un percorso che deve assecondare il modo di lavorare del corpo e la motivazione è ancora più importante, senza nuocere, ma ottenendo soltanto benefici da questo percorso. La dieta chetogenica è qualcosa di particolarmente importante. Le Gamberi Foods, sul mercato dal 2002,
ha sempre trattato esclusivamente dieta chetogenica, guidata e seguita in questo dal proprio consulente scientifico, il professor Antonio Paoli, che è riconosciuto sesto al mondo tra gli esperti in dieta chetogenica per il numero di pubblicazioni scientifiche effettuate, e la collaborazione tra le gambe del professor Paoli ha consentito di testare la dieta in una infinità di casi, sviscerandone tutti i vari aspetti, anche e soprattutto a livello scientifico, ed andando progressivamente sempre più a migliorare ciò che veniva immesso sul mercato. Cioè, non si è mai modificata la dieta in base a ciò che si commercializza, ma al contrario si sono modificati i prodotti per renderli idonei allo scopo per cui dovevano essere utilizzati.